Il lupo e il cane. C'era una volta un lupo, magro e affamato. Da diversi giorni non trovava nulla da mangiare. Una sera, passando davanti al cortile di una casa, incontra un cane ben pasciuto e grassottello. Dopo aver incrociato gli sguardi, il cane lo guarda meglio e gli chiede: «Ehi, amico, non sembri passartela molto bene. Come mai sei così magro?» «È perché faccio fatica a procurarmi il cibo. Non riesco a mangiare a sufficienza», risponde il lupo. «Ma dimmi, tu invece come fai a essere così grasso e in forma?» «Ah, perché io ho un padrone che mi nutre a sufficienza. Non mi lascia mancare nulla. Ho una bella cuccia che mi ripara dal freddo e dalla pioggia», gli dice il cane. «Beato te», sospira il lupo. «Io non mi reggo sulle gambe, anche se sono più forte di te e sto morendo di fame». Il cane lo guarda con simpatia e poi gli viene un'idea. «Perché non vieni con me? Ti porto dal mio padrone. È buono. E così anche tu potrai stare bene. Devi solo fare la guardia alla casa di notte, perché non entrino i ladri». Il lupo, felice di potersi finalmente sfamare e avere cibo a volontà, accetta immediatamente. Ma mentre si incamminano, si accorge che il pelo del cane attorno al collo è rovinato. «Cosa ti sei fatto?» gli chiede. «Oh, non è niente», risponde il cane. «È solo il segno lasciato dal collare, perché di giorno il mio padrone mi lega alla catena. La notte invece mi libera, così faccio la guardia». «Ho capito», risponde il lupo, che si gira e torna indietro verso il bosco. «Dove vai?» gli grida il cane stupito. «Goditi pure i pasti», risponde il lupo mentre si allontana. «Preferisco mille volte morire di fame, piuttosto che avere la pancia piena, ma vivere legato a una catena». Libertà e indipendenza dal potere sono valori fondamentali anche per il nostro servizio pubblico radiotelevisivo, che non sottostà a condizionamenti politici ed economici grazie al canone pagato da tutti i cittadini.